Eccola qua, piccolina ma con una voce potentissima. Rosanna Mita ha vinto la sesta puntata di Bully Pooper Contest. Complimenti. Grazie mille, grazie. Non me l'aspettavo perché siamo venuti un po' di fretta e furia e non mi aspettavo questo posto piccolo ma molto accogliente, con un'organizzazione così, con tante belle sorprese, e mi sono divertita. Grazie. Cosa ti è piaciuto di più di questa serata? Ma devo dire tutto, perché mi ha sorpreso momento per momento, cioè non mi aspettavo mano a mano tutto ciò che arrivava, per cui me lo sono goduto tutto. Adrenalina continua. Ascolta, semifinale ovviamente in primavera, come ti preparerai? Ma vedrò, sceglierò magari dei brani che diciamo che mi prendano parecchio, che rappresentino tanto quello che sono, e spero che riesca a farli arrivare alle persone. Quindi io utilizzo sempre, cioè scelgo sempre dei brani che hanno un'importanza innanzitutto fondamentale per me, ma che so che può avere anche importanza per altre persone. Pensa, che bello, che bello. Sempre un pensiero rivolto al pubblico. Quello sicuramente, perché quando si canta bisogna regalare le canzoni alle persone, perché sennò me ne stavo a casa mia, chiusa nella mia stanza, e cantavo a casa. Invece quando si canta davanti a un pubblico è bello donare le canzoni, far arrivare veramente a tutti quelli che sono lì ad ascoltarti. E lei l'ha fatto anche con la sua gestualità e fisicità, perché ha aperto le braccia come a voler abbracciare il pubblico mentre cantava. Bellissimo. Complimenti, ci rivediamo in semifinale. Va bene, grazie, e ci vediamo in primavera. Ciao, grazie. Ciao.